Cortico la terra, scursiscio la terra, tolgo le erbacce prima di usare con la zappa a tre punte per rompere il terreno per preparare e mettere le piante di pomodoro. Ora con la zappa a tre punte, questa, tra i burchi, romperò il terreno prima di seminare i pomodori. Di trapiantare i pomodori a suo tempo seminati al caldo. Siccome ho camminato sulla terra quando era bagnata, ora è durissima da rompere. Questi sono bulbi di trifoglio, bellissimi nei prati, meno nei campi dove soffocano il resto, buttiamo fuori. Ora, dopo aver rotto il terreno, cerco di spianarlo un po' e di togliere l'erba che è rimasta in superficie, perché se è sotto marcisce e ingrassa il terreno, se è sopra rigermoglia e soffoca le piante che vogliamo coltivare. Ora siamo pronti a iniziare a trapiantare i pomodori. Facci vedere com'è. Usando un po' di concime. Cornunghia macinato fine, che sono corna e unghie di bovini. E un po' di compost di quel mucchio laggiù che è bello maturo. A mettere un po' più in basso, che non sia a contatto diretto con le radici, perché non è ancora forse maturo tanto. Basta, prendiamo l'altra zappa e facciamo un buco un po' profondo dove mettere. Allora prendiamo l'altra zappa e facciamo un buco più profondo. I nostri rifiuti, sacchetti di materbio utili per la raccolta differenziata della frazione umida dei rifiuti, non sono tanto convenienti quando si fa l'autocompostaggio, perché quando non si tratta di impianti industriali ci mettono degli anni a decomporsi. Adesso circa un anno che non metto più sacchetti di questo tipo qui dentro, ma ci sono ancora i residui che devono finire di decomporsi. Compost, terra, cornunghia, piantine, fatto un po' di confusione, ma dovrebbero essere pomodorini rossi, ciliegini, brignette in genere. Bisogna togliere la pianta senza rompere la zolla, sennò patisce. Così.
amico lombrico, vuol dire che la terra è buona. I contadini veri avrebbero usato la lenza per andare dritti. Uno spago, una corda, qui andiamo un po' una botta e per mettere le piante in fila ci aiutiamo con una canna che ci servirà dopo per fare la baracca con i venti che vedremo. Quelli che vedete già lì. In questo caso la canna è storta. Quindi si cambia. Proprio dritta del tutto non è, ma... Meglio, è una pianta. C'è una distanza da rispettare più o meno? Più o meno è quella distanza lì, cioè tra le file e tra una pianta e l'altra della stessa fila. Poi è bene che tra una baracca e l'altra ci sia un po' di passo per poter irrigare, come abbiamo lasciato lì, tra la seconda e la terza fila, diciamo. Tra. Dipende anche un po' dalla qualità del pomodoro, perché ci sono i bottoni d'oro che si allargano, arrivano addosso agli altri.